non si può fare, perché saremo molto d'accordo nel esaminare il problema volta per volta. Va bene, allora, continuiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità? Detto ciò, passiamo alla risposta. Possiamo passare alla risposta all'interrogazione che ha fatto stamane il consigliere Piccaluccio. Posso introdurla perché giustamente il pubblico non la conosce. Allora, siamo a seguito di un'interrogazione precedentemente effettuata e protocollata a inizio di luglio. Abbiamo appreso che l'ARPA Lazio, su incarico dell'ASL, ha rilevato dei valori di non potabilità dell'acqua. Quindi ha scritto al comune di Monluco con una lettera. E questo magari ce lo risponderà il sindaco dopo. Io... però non è un'informazione. Allora, io ho i protocolli delle lettere dell'ASL che se volete rallego la richiamo a. Non conformità, non non conformità per le acque ad uso potabile. Non conformità. Può essere la concentrazione è differente in limite dell'acqua di uso potabile. Se vuoi ti spiego che cosa vuol dire che è più carino. Quindi un'acqua che ha dei valori di forni è potabile. No, ti spiego che cosa vuol dire. Ci sono i batteri fecali delle stiglia corti. No, allora spiega quello che vuoi. No, ci sono batteri con i forni. Paolo. Con concentrazione di 2 parti per milione. Ma tu hai detto le stiglia corti. Se la vacca faccio non lo so. Di questo stiamo parlando. Parliamo di arsenico, parliamo di vari altri impianti. Sì, parliamo di arsenico. No, no, infatti non stiamo parlando di arsenico, stiamo parlando di batteri coliformi. Quindi, batteri coliformi totali. Quindi, la non invita il comune, allora ti faccio leggere la interrogazione e poi dico, non invita il comune, non dire le cose che io leggo tranquillamente, perché per gli atti di competenza è stata inviata, c'è scritto qui, per gli atti di competenza è stata inviata alla CEA, è stata inviata al sindaco, è stata inviata scrivendo, si invita il gestore dell'acquedotto a far ripristinare il parametro di forno nel minor tempo possibile, a comunicare allo scrivente servizio gli esiti del controllo del piano effettuato. La mia domanda protocollata oggi nell'interesse dei 9.000 residenti di Monluco è: l'acqua di Monluco è potabile? La risposta è la subito, allora innanzitutto sembra quasi che l'amministrazione in primis della mia persona non faccia gli interessi del comune e dei cittadini tutti. Ma questo sta ai cittadini, secondo me. Allora, l'acqua di Monluco, chiaramente l'acqua è bene primario che io ho sempre, anche durante le passate amministrazioni, tenuto sotto controllo, perché credo che sia una delle cose fondamentali per la vita di una persona, avere l'acqua potabile. Adesso ti rispondo, intanto raccontiamo ti la risposta scritta della legge e poi della scritta. Risposta a nota protocollo 11.566 del 31 luglio 2018. Questa risposta è la protocollo 11.78 del 31 luglio 2018. Gentile consigliere, in riferimento alla nota in oggetto si comunica quanto segue. Allora, avevi chiesto se era potabile, no? Assunto se ad oggi la prorogata della cittadinanza per il consumo umano è rispondente a parametri di potabilità. Sì. La CEA 2, l'ARPA Lazio e l'ASL Roma 4 effettuano controlli periodici di tipo statistico informandoci in caso di probabile mancata rispondenza dei parametri. Probabile. Secondo punto avevi chiesto. In caso affermativo si vuole conoscere la data in cui sono pervenute all'ente le analisi e in seguito si chiederà la copia delle stesse, giustamente, che attestino tale probabilità. In base alla nota informativa pervenuta da CEA 2 in data 22 giugno 2018, a riscontro di un nostro sollecito di pari data relativo a possibili anomalie riscontrate dall'ARPA Lazio su prelievi a campione e notificati dall'ASL Roma 4
ed in base alla nota informativa pervenutaci in data 31 luglio 2018, entrambe a firma del responsabile ACEA Servizi di Distribuzione, dottor Angelo Ortensi, sono pervenute delle attestazioni di potabilità e qualità dell'acqua erogata che si allegano e poi delle darò. A complemento di quanto sopra, si informa che ho provveduto personalmente a contattare il medico dirigente della ASL Roma 4, dottor Giro Anzani, che poi è quello che avete scritto la notizia, che ha dichiarato, in merito alla comunicazione sulla possibile anomalia del 22 giugno, che i livelli riscontrati non costituiscono un pericolo per l'incolumità della popolazione, ma semplicemente sono da considerarsi indicatori statistici per verifica e maggiore attenzione sul dosaggio del cloro, tant'è che non sono stati effettuati ulteriori analisi. Allora, quindi noi potremmo acquisire questa dichiarazione descritta. No, questa della cosa me la mandato Martino. Noi dal 21 giugno a no, 31. Io li ho chiamati, questa della CEA io ce l'ho, ce la faccio lei. L'abbiamo chiesta noi. Ecco, lo posso dire. Abbiamo chiesto la data, questa è una documentazione che arriva dal 24-25 giugno. Ok, e qua dopo a sentire nulla fino ad oggi, nulla fino a domani, primo agosto. Ecco, lo posso intervenire. No, aspetta, adesso interviene. Allora, forse non è chiaro quello che viene detto. Le analisi che effettua l'ARPA Lazio non sono analisi, poi attivo su questo, visto che è un medico, ha una conoscenza superiore alla mia, non sono analisi che dicono che lì c'è il batterio, ma semplicemente sono analisi statistiche che vedono quali sono le probabili concentrazioni. Però quelle non è che ti dicono che non è potabile l'acqua, ma semplicemente che dovresti indagare se il dosaggio del cloro è corretto. Questo me l'ha detto sia la CEA che l'ASL. Allora, il giorno 22 giugno, quando io ho letto questa cosa sul protocollo, ancora non mi era stata consegnata la posta, io leggo tutte le mattine tutto il protocollo, non solo quello destinato a me, quello di tutti gli uffici, uscita ed entrata. Ho letto questa cosa, ho contattato l'ufficio tecnico, ho chiamato subito sia l'ASL che la CEA. La CEA mi ha detto di non preoccuparmi, che non era una cosa che era già stata risolta e infatti era confermato. Va bene, non ci preoccuperemo. No, non ci dobbiamo preoccupare. Io per scrupolo ho intimato subito alla CEA con mie comunicazioni, quello che ho citato nella tua interrogazione, di ripristinare immediatamente. Ma un controllo, un'analisi dell'acqua successiva non è stata fatta. Allora, io voglio una spiegazione, se la do, la terza testimonial andare a cercare da solo un commentario. Allora, che cos'è il parametro che ARPA Lazio ha valutato? Si chiama MPM, sigla inglese che vuol dire Most Probable Number, vuol dire il numero più probabile. È un'indagine statistica su campionatura che non identifica la presenza del batterio, ma identifica in che possibilità, in base a sostanze prodotte da tutti i batteri colpevoli, che non sono tutti patogeni, perché nel tuo intestino c'è una quantità di coliformi 100.000 volte superiore a quella che possiamo trovare nell'acqua, e non sei morto, Giovanni. Quindi vuol dire che quella è una tecnica, un'indagine statistica, vuol dire probabilmente potrebbe anche esserci la presenza di coliformi. A questo punto la CEA deve semplicemente rivalutare la quantità di cloro nell'acqua e valutare se esistono tracce ancora di cloro nell'acqua, che vuol dire che l'acqua praticamente è stata battuta. Marco, credo che questa cosa sia stata completata. Quello che riguarda invece la presenza dei batteri, viene fatta, se serve, quindi se la CEA non ha fatto un intervento che ha richiesto l'ARPA e la CEA di intervento l'ha fatto, viene fatta un'ulteriore valutazione che è la cultura, cioè un'indagine diretta attraverso le cosiddette membrane microfiltranti, attraverso le quali viene filtrata l'acqua. Ciò che rimane di questa acqua residua sono delle piccole particelle che vengono messe in coltura. E nelle colture si sviluppano le UFC, che vuol dire unità formanti coloni. Quella ci dice che è la presenza del batterio e ci dice anche che il batterio eventualmente c'è. Tutto questo, in presenza di un numero uguale a 6 mpm, non è richiesto da nessuna legge, è richiesto semplicemente che la CEA
tale da verificare se nell'acqua, che ovviamente non produce il comune di Cornuto, l'acqua che immettono, ci siano tracce residui di cloro, che vuol dire che se il cloro è residuo, i batteri non ci sono. Questa è la spiegazione tecnica che fatta la potete trovare su Wikipedia. Esatto, perché non siamo noi. Ci sono 9.000 cittadini che abbiamo fatto le forze circolari. Non siamo. Ascoltami, Paolo, perdonami. Io ti ho creduto in buona fede ieri, ma stasera non lo stai dimostrando di essere in buona fede, perché nonostante tutte le spiegazioni che abbiamo dato, credo che la gente che sta lì e sente abbia accolto queste spiegazioni in maniera positiva, altrimenti vuol dire che io non sono stato capace di spiegarmi in diretta. Nonostante che la CEA ci abbia scritto che l'acqua dei rubinetti del comune di Cornuto è assolutamente potabile e non c'è nessun rischio per la popolazione. Se l'ha scritto su questi documenti, qui non c'è scritto CEA. Se invece ve l'hanno scritto, io ho chiesto in pietata, vi hanno la CEA scritto che l'acqua è potabile. Allora, c'è l'acqua in questo pietata che l'ha scritto, io non lo so. Perché se fosse arrivata la risposta di CEA il 25 giugno, cioè quel giorno dopo, dove diceva che l'acqua è potabile, benissimo, ottimo, ma se la risposta di CEA... No, il 25 giugno la CEA scrive che l'acqua è potabile. No, lo scrive la ASL, non la CEA, non fare confusione, non scrive che l'acqua non è potabile, scrive che non è conforme, che non è la stessa cosa. Tu stai facendo confusione, Paolo, stai mettendo in confusione le persone che ti ascoltano. Non scrive che l'acqua è potabile, scrive che non è conforme, vuol dire. Non è conforme al test, non è conforme al test, ovverosia, che dopo quel test bisogna che accetti il permesso. L'acqua non conforme per il suo lato, poi. No, tu sai, tu fai è possibile non capire, ma stai sbagliando. No, appunto, proprio perché c'è scritto così, c'è scritto non conforme a quello che sono gli standard dei test. Non c'è scritto non conforme agli standard, c'è scritto non conforme per uso potabile, non ho scritto sì, io. Io ti ho spiegato qual è la differenza tra la non conformità di quel test lì e la non potabilità di un'acqua che presenta 100, 200, 300, 1FC, cioè unità per marchi colonie per 100 millilitri. È una cosa completamente diversa. Quell'acqua non è mai stata a rischio per la popolazione di Cornuto. Ce l'ha scritto CEA, ce l'ha detto la ASL. Noi acquisiremo i documenti e poi valuteremo se vedere diversamente. Sì, i documenti alla mano. Fai attenzione a una cosa, perché tu stai procurando un allarme pubblicato e questo potrebbe stai procurando un allarme non giustificato. Se il segretario verbalizza che questa è una minaccia. No, assolutamente, io non minaccio nessuno. Io ti sto dicendo che tu stai procurando un allarme non giustificato per non ammettere che tutto ciò che ti abbiamo risposto è più che esaustivo di quello che ti hai fatto con le collocazioni. Purtroppo quello che sto facendo adesso secondo te avrebbe stare cacciato la salute di tutti i cittadini così non è il dovere di una minoranza e di tutti i consiglieri anche quelli di maggioranza è di controllare che il sindaco non commetta questo tipo di errori anche nella campagna. Nessuno può attestare come il sindaco è cattivo. Su questo tendo a insistere, nessuno ha detto che l'amministrazione è cattivo bene, ma è dovere di tutti i consiglieri di minoranza e di maggioranza verificare che non ci sia questo tipo di errori, che non sia lo sindaco. È nostro dovere proprio controllare che non ci siano sviste. E di questo ne siamo dati, ma una volta che poi hai ricevuto le solite risposte. Io non sto ricevendo adesso. E se le interrogazioni fatta stamattina? Sì, però quando avevo ricevuto la risposta? Non è che io ho ricevuto la risposta stamattina e sto continuando su un tema. No, ma adesso la risposta l'hai ricevuta. La sto ricevendo ora. Acquisiremo i documenti. Stai continuando a contestare le risposte. Che voi avete noi non abbiamo, perché io questa lettera di CEA non ce l'ho. Non mi è stata data. Dopodiché faremo le nostre considerazioni. Grazie. Quindi è esaustiva poi io in mezzo all'acqua vorrei dire ai cittadini che comunque non è che a parte sulla qualità dell'acqua dove io ho sempre insistito appunto ho ribadito all'inizio di questa risposta al consigliere di minoranza noi abbiamo anche insomma ci siamo battuti anche per la fornitura per il mancato servizio che c'è stato in certi momenti in alcune zone del paese.
in contatto costante con Acea fin dal primo giorno, insomma, appena sono entrato in comune, le prime cose che ho fatto è chiedere dell'acqua, chiedere dei riferimenti, ho subito contattato l'ingegnere di zona, ogni tanto contatto insomma, il responsabile della distribuzione, sempre per tenere sotto controllo la situazione delle forniture presso le vie quelle più insomma disagiate, che sono sempre via di Vittorio, via Mezzoni, via delle Grotte e via Monte Ligorio. Ho concordato, dopo insomma, diverse telefonate, di fare degli interventi risolutivi o comunque che alleviassero il problema di queste zone, e sono stati fatti il 10, è stato fatto un primo sondaggio, e il 17 di luglio è stato fatto un lavoro in via di Vittorio. Attualmente i cittadini mi dicono che la situazione insomma è migliorata di molto. Comunque io costantemente la tengo sotto controllo, io gli altri amministratori, intanto telefono ai cittadini di zona per capire qual è il livello dell'acqua. Nel contempo mi sono attivato il 18 luglio, ho scritto ad Acea per sapere uno quando sono stati fatti, quali interventi siano stati fatti per risolvere questo problema. Due, quale sia il cronoprogramma degli interventi che Acea intende fare sul nostro territorio al fine di migliorare il servizio. Tre, se ci sia la possibilità, anzi ho sollecitato insomma una risposta rapida su questo, per inserire un telecontrollo sui serbatoi, perché i serbatoi del comune di Montugo purtroppo Acea non li vede dalla propria centrale operativa, quindi non si accorge dell'abbassamento dei livelli, se non che quando il cittadino telefona manifestando il disservizio. Queste sono state le cose principali che ho chiesto alla Acea su varie comunicazioni, oltre alla segnalazione di perdite che hanno fatto i nostri uffici costantemente, sia a mezzo PEC che a mezzo email, o telefonando semplicemente alle responsabili. Un'altra cosa che ho chiesto, proprio anche grazie al suggerimento di qualunque che comunque ha monitorato questa situazione, è quella di avere costantemente le analisi. Cioè, finché sul sito Acea2 non appare nella mappetta qualità dell'acqua il comune di Montugo, ma appare solo tra l'elenco dei comuni serviti, ho chiesto a appunto Ortensi, in via scritta, tramite PEC, di inviarmi le analisi dell'acqua. Così almeno ce le abbiamo, appena le inviamo noi le pubblichiamo sul sito, anche per poter utilizzare. Su questo io sono pienamente d'accordo con questa cosa. Insomma, mi fa piacere che abbia sollevato il problema, noi eravamo impegnati su altri ambiti, su questo non l'avevamo ancora affrontato, quindi va bene questa cosa. E su questo lo voglio ringraziare. Però voglio dire una cosa che non c'entra niente con l'acqua. Un po' a tutti i consiglieri, ma in particolar modo ho visto qualcuno che invitava calorosamente, scherzosamente, io capisco la scherzosità, i cittadini a venire a questo consiglio comunale invitandoli al palo della morte, che è una citazione probabilmente dedotta di un film di Verrone. Io vi prego, consiglieri, insomma, di... Ok, però vi chiedo, consigliere, io non sono così ferrato in materia, di insomma mantenere, non è che c'è una norma, non è stata violata nessuna regola, è una cortesia che io chiedo ai consiglieri di mantenere insomma rispetto del consiglio comunale e di insomma scherzarci meno, magari una cosa un po' più seria. Tutto qua, non volevo fare dire che c'è stata una violazione, ci mancherebbe. Ecco, tutto qua. Se ci sono altri interventi, altrimenti possiamo chiudere. Ok, allora la seduta è tolta.